We Care. È stato declinato così il motto di Don Milani nel convegno promosso dall'Ufficio Scuola della Diocesi di Genova a conclusione di un percorso avviato nelle scuole proprio sulla figura di Don Milani nel centenario della nascita. Un concorso in cui si è messa in evidenza la necessità di preoccuparsi prima ancora che di fornire un insegnamento scolastico che dia delle nozioni, ma che guardi soprattutto alla persona, un modello scolastico inclusivo come quello proposto da Don Milani. A conclusione di questo percorso a Palazzo Ducale si sono riuniti gli studenti che hanno partecipato al concorso in una mattinata in cui si è fatto il focus sul mondo della scuola con quello sguardo lungimirante di Don Milani. A parlare di questa figura Rosy Bindi, presidente del Comitato per il Centenario della Nascita di Don Milani, e il Cardinal Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Da dove parte tutto questo progetto legato alla figura di Don Milani? Beh, siamo partiti lo scorso anno, proprio perché il centenario, così abbiamo iniziato lo scorso anno con proporre la figura di Don Milani agli incontri dei giovani come testimoni. Poi abbiamo offerto del materiale a tutte le associazioni, l'Azione Cattolica, gli Scout, perché vivessero un momento nei loro campi estivi su Don Milani. Abbiamo lanciato un concorso nelle scuole e le scuole hanno partecipato. L'idea del concorso è stata quella di riscrivere una lettera ad una professoressa oggi con lo stile e con le accortezze che aveva Don Milani, quindi non lavori singoli ma lavori di gruppo, vedendo i lati negativi ma anche facendo delle proposte positive. Hanno partecipato ben 39 elaborati e oggi ci sarà la premiazione. Chi vincerà sarà così, gli verrà offerta una gita a Barbiana, nei sui luoghi di Don Milani, e quindi chiuderemo questo anno così di attenzione su Don Milani. Nel frattempo abbiamo fatto anche due momenti di corso di formazione per i docenti su Don Milani, abbiamo fatto anche un convegno sulla Costituzione italiana su Don Milani con gli studenti, anche quello, e quindi insomma tante attività di pastorale scolastica su Don Milani. Sono venuti fuori dei pensieri anche molto belli, alcuni propositivi che testimoniano ancora di un'attenzione proprio del mondo scolastico nei confronti della persona, altri invece anche un po' più critici. Ecco, oggi che momento sta vivendo la scuola? Beh, la scuola è fondamentale, i ragazzi la sentono propria e troppo spesso noi adulti non sappiamo corrispondere a queste aspettative. È una scuola che è certamente un po' in difficoltà, un po' ingessata nel passato, è una scuola che purtroppo riflette spesso gli schematismi della società, quindi dove la cultura dell'individualismo la fa da padrona, ma è una cultura che è contro la tensione interiore dei ragazzi. I ragazzi non sopportano le guerre tra di loro, i ragazzi vivono l'incontro e la relazione con grande intensità e noi adulti spesso non riusciamo a entrare su questa lunghezza d'onda. Quindi dalle lettere, abbiamo ascoltato alcuni estratti, abbiamo visto alcuni pezzetti, dalle lettere emerge questa ambivalenza, un'aspettativa e un'attesa forte per la scuola, un'attesa, un'aspettativa e una richiesta di testimonianza degli adulti, di persone che credono nel loro servizio, che credono nel fare l'insegnante come testimonianza, come servizio, come dono dato ai più giovani. È una scuola che fatica, non solo per le questioni strutturali, che quelle sono importanti ma poi alla fine sono secondarie, ma proprio per come è impostata, un po' staccata dalla realtà e poco rispettosa della crescita di ogni persona umana, di ogni singolo. Qual è il ruolo dell'Ufficio Scuola della Diocesi? Ma di suscitare delle idee, di portare dei contributi, di essere a fianco del mondo della scuola. Ecco, noi ci siamo posti questo tema con l'idea dell'Arcivescovo, di essere a fianco al mondo della scuola, rispondere a certi bisogni. Vedete che su Don Milani abbiamo avuto una grande risposta, sulla Costituzione italiana. Offriamo delle occasioni e accompagniamo il mondo della scuola dando senso alle cose. Ecco, la cosa importante che una Chiesa può fare è quella di far capire l'umanità che c'è dietro ad ogni scelta, l'umanità che è la sofferenza dell'umanità, quindi a fianco delle persone per crescere con le persone. Spero, per una scuola del futuro, che gli studenti si alzeranno volentieri dal letto la mattina per andare a scuola,
perché sapranno di andare in un luogo di relazioni, un luogo dove ci si ritrova con amici e professori. Spero, perché troppo spesso, alzarsi la mattina vuol dire non riuscire a fare colazione per il senso di ansia che ti chiude lo stomaco e posizionare nel proprio cervello come priorità massima il ripassare l'intera lezione per la millesima volta, al posto di prendersi cura di sé e delle persone che ci circondano. Spero che la scuola del futuro possa essere un'istituzione basata sul dialogo e sulla cooperazione. Uno spazio in cui gli studenti possono crescere ed essere guidati alla ricerca delle loro passioni e dei loro punti di forza. La scuola del futuro dovrebbe essere un luogo in cui tutti possono sentirsi al sicuro e rispettati, dove le differenze vengono celebrate e dove l'apprendimento è sempre incoraggiato. La scuola del futuro dovrebbe essere uno spazio in cui gli studenti imparano a raggiungere i loro obiettivi, ma anche a godersi il processo di apprendimento e trarre piacere dall'esplorazione del mondo che ci circonda. Spero che in futuro gli studenti possano dire amo la scuola, con lo stesso amore che ci metteva Don Milani. Spero e non smetterò di sperare. Grazie. Il valore di un convegno come quello ospitato a Palazzo Ducale su una figura educativa così di rilievo come Don Milani? È una figura attuale, oggi più che mai sentita, perché porta avanti un modello di scuola che i ragazzi vogliono, un modello che punta sulla personalizzazione, l'inclusione, il rispetto e soprattutto valori di pace e dialogo che insomma, nella situazione attuale del mondo sono molto avvertiti. Si riesce oggi a realizzare questo modello di scuola inclusivo che guarda alla persona prima ancora che al rendimento scolastico? È una scuola in continuo cambiamento che punta su strategie sempre innovative, devo dire che ci sono delle forme di eccellenza su tutto il territorio nazionale. Rispetto ai temi dell'inclusione, la scuola nel panorama europeo comunque è un'eccellenza, è un punto di riferimento. Come sta la scuola in Liguria? La scuola in Liguria è una scuola vivace, piena di entusiasmo, con tante idee e soprattutto molto reattiva rispetto agli stimoli, quindi pronta ad assorbire e a mettersi in gioco. La dispersione scolastica è uno dei temi che viene toccato anche in questo contesto. Ecco, ci sono delle azioni concrete per incentivare anche quel margine di studenti, di ragazzi che non studiano, non lavorano, ma che abbandonano in qualche modo lo studio? Sì. C'è una dispersione chiaramente esplicita e una dispersione implicita. Rispetto a questa criticità bisogna ricordare che l'Italia ha fatto un grande investimento col PNRR proprio sull'orientamento, individuando in tutte le scuole le figure di tutori e orientatori che possono ascoltare i ragazzi e sicuramente invogliarli a coltivare delle attitudini e dei talenti. Abbiamo parlato di studenti, ma è importante anche incentivare gli insegnanti. Ecco, oggi il mondo della scuola che periodo sta attraversando e quale prospettive si aprono? Io credo sia intanto doveroso ringraziare il personale scolastico e il personale docente per l'impegno che costantemente mette nella propria attività. È un lavoro che va ben al di là delle ore frontali di lezione, che richiede preparazione, richiede proprio attenzione agli studenti, alle studentesse e sicuramente puntando molto sulla formazione e l'aggiornamento continui. Si può lavorare insieme per migliorare tutti questi aspetti e dare una leva motivazionale forte. Che auguri di Buon Natale fa al mondo della scuola? L'augurio di coltivare sempre speranze ed entusiasmo, anche quando l'ambiente sembra rispondere in maniera non perfetta, ma di essere pionieri, di portare avanti delle visioni che siano positive. Rita ci legge il contributo dell'Istituto Montale della classe 4 F. Salve prof, sono 2 anni che non insegna più nella nostra classe e nessun altro insegnante ha influenzato il suo percorso quanto ha fatto lei. Ci ha trasmesso non solo l'amore che prova per la sua materia, ma anche la felicità che prova nel passare le sue giornate con noi studenti. Il suo modo di insegnare poteva essere giudicato a prima vista severo o ingiusto, ma dopo averci riflettuto e averlo confrontato con i metodi di altri docenti, abbiamo capito che, oltre alla materia, ci ha insegnato valori fondamentali per la vita.
Lei è una professoressa che sta sempre al passo del più lento, per permettere a tutti di stare sullo stesso livello e non creare differenze. Questo ci ha permesso di entrare nella classe successiva più maturi e consapevoli delle nostre capacità. Ma il vero insegnamento che ci ha lasciato è che la vera scuola è là fuori. Le auguriamo il meglio, sapendo che lei lo è stato per noi. Che cosa ancora oggi si trova nel mondo scolastico di quella che è l'eredità di Don Milani? Non so che cosa si trova, so che però l'eredità di Don Milani ha ancora un grande valore, anche oggi. Sicuramente nella scuola, ma anche nella società, nella politica, nel mondo, se pensiamo al suo messaggio sulla pace. Nella scuola io credo che l'eredità di Don Milani sia legata soprattutto a quella che io considero la parte centrale del suo messaggio. La scuola ha un problema, i ragazzi che perde. E continuiamo a perdere molti. Il nostro paese è un paese ad alta dispersione scolastica, povertà educativa, minorile, che naturalmente tocca le fasce più deboli, tocca gli immigrati, le periferie, le famiglie povere. Non interessa molto meno i licei di quanto interessi le scuole professionali ed è anche una povertà educativa legata alla sottovalutazione dell'importanza della scuola, che Don Milani considerava la vera leva sociale per superare le disuguaglianze e riscattare le persone. È possibile invertire questa tendenza? È possibile se si investe nella scuola, se si investe nella formazione dei formatori, se si fa capire anche alle famiglie l'importanza della scuola, che paradossalmente Don Milani non fece molta fatica a convincere i suoi ragazzi ad andare a scuola e a convincere le famiglie a mandarle a scuola. Oggi c'è anche una dispersione scolastica legata alla voglia di guadagnare subito, di andare a lavorare anche senza una formazione. Ecco, io penso che si debba essere anche questo un investimento culturale molto importante, soprattutto perché questi ragazzi sono estremamente ricettivi, hanno bisogno di cibo buono, sostanzioso, che noi se glielo diamo loro lo prendono volentieri, lo gustano e lo sanno anche restituire. Irene ora ci legge il contributo che è arrivato dal liceo Mazzini, classe terza D. Cara professoressa, lei non sa chi siamo noi e non lo dico per fare effetto, è davvero così. Quante volte è capitato che mi vedesse al di fuori di queste quattro tristi mura? Faccia il conto. Lei non si ricorda di noi, lei probabilmente senza il registro neppure si ricorderebbe il nostro nome e il nostro cognome. Eppure lei è lì, dall'altro lato di quella cortina di ferro che è la cattedra, mentre noi siamo qua, dal lato sbagliato, quello in cui i voti si prendono e non si danno, quello in cui ci sono 21 persone, tutte diverse tra loro e considerate comunque come sbiadite fotocopie di ciò che è avvenuto prima e di ciò che verrà poi. Eppure siamo qua a fare queste richieste che in una situazione scolastica normale nemmeno sarebbero necessarie. Sofia ci leggerà dall'Istituto San Giorgio, classe quinta. Cosa abbiamo imparato che possa aiutarci a vivere fuori dalle aule? Ce la faremo con quello che sappiamo essere, con quello che sappiamo fare, a resistere al mondo là fuori? Un mondo che aggredisce e fagocita, un mondo frenetico, che moltiplica la comunicazione ma perde per strada la comunione. La scuola, per tutti noi, è stata ed è tuttora un modo di esistere, uno stile con cui abitare la vita che qualcuno aveva pensato per noi, o almeno così credevamo. E difatti in questi ultimi anni è caduto che, non di rado, stare a scuola era meglio che stare a casa, talvolta anche più divertente. La scuola superiore in cui ci troviamo è uno spazio ed un tempo che forma lo studente nella cultura, generale e specifica, ma educa troppo poco alla concretezza pratica
dal momento che dovrebbe essere anche e soprattutto una palestra di vita, capace di aprirci le porte al mondo del lavoro, quello che poi dovremo affrontare, essendo quest'ultimo aspetto che ci servirebbe maggiormente. Anna ci leggerà il contributo dell'Istituto Comprensivo Foce, classe seconda C. Pensiamo sia sbagliato lasciare la scuola da un punto di vista culturale, ma anche economico. Avere una buona cultura, infatti, servirà anche in futuro per avere un posto stabile nel lavoro. Quindi dovremmo considerare maggiormente la fortuna che abbiamo di poter studiare. Oggi si è persa la mentalità del motto I care, che vuol dire prendersi cura, tenerci. Rita, Istituto Comprensivo Foce, classe terza C. Gentile professoressa, proprio come fece Don Milani con i suoi alunni, noi scriviamo questa lettera tutti insieme e vogliamo essere un po' provocatori, come furono loro. Secondo noi la scuola ideale dovrebbe trasmettere il rispetto, il senso del dovere, accogliendo tutti. Dovrebbe infondere passione per lo studio affinché i ragazzi non siano obbligati a studiare, ma lo facciano con piacere. Tutti questi elementi, secondo noi, non sono pienamente raggiunti dall'organizzazione scolastica italiana. Se da un lato il motto I care è attuato attraverso l'attenzione a chi è indietro, con condizioni sociali ed economiche più disagiate, con insegnanti specializzati, dall'altra l'organizzazione è basata sulla competitività e quindi alla ricerca del più bravo e del migliore. Quest'ultimo aspetto porta ansia e fatica, anziché piacere nello studio. Eminenza, questa mattina a Genova per questo momento di incontro su Don Milani. Qual è l'eredità che ha lasciato Don Milani al mondo della scuola, al mondo dell'educazione? È che l'educazione è una cosa seria, è che l'educazione richiede tutto, richiede un impegno vero. Noi viviamo in un momento in cui al contrario facciamo una grande fatica nell'educazione e abbiamo un deficit di educazione molto grande. Penso che la sua fermezza, il suo rigore insegna a tutti la decisività dell'educazione, tutt'altro che, diciamo così, il sei politico come d'idea, come dire, il fatto che deve essere per tutti non vuol dire che qualunque cosa, ma che tutti quanti devono essere coinvolti, che tutti quanti hanno diritto all'educazione e che tutti hanno un merito. Questo è in fondo la grande lezione di Don Milani, e la scuola e gli educatori devono aiutare a trovarlo e a valorizzarlo. È stato un innovatore nel suo tempo. Oggi si ha questo il coraggio un po' di andare anche controcorrente, di innovare? No, poco. In questo senso è una grande lezione. Lui era un grande innovatore, pensando appunto a che cos'era l'Italia degli anni 50 e 60, che cos'erano le montagne, l'arretratezza. Oggi abbiamo dei livelli di esclusione che non sono minori di quegli anni. Cioè, nonostante appunto tutti i diritti e la crescita oggettiva ovviamente della scuola, abbiamo una percentuale molto preoccupante di abbandoni scolastici. Sì, no, una grande lezione a guardare al futuro. La prima scelta per preparare il futuro è l'educazione. La cronaca ci porta a parlare di educazione in maniera contingente, educare i ragazzi alla delusione, anche di una sconfitta, educare i ragazzi all'amore per il prossimo, a non prevaricare sull'altro. Ecco, in concreto però, perché gli agenti educanti sono tanti, la scuola, la famiglia, la chiesa, le parrocchie, gli oratori, che cosa si può fare di concreto per incentivare questa azione? Due cose mi sembra. Uno è l'alleanza, cioè c'è bisogno di ricostruire un'alleanza tra la scuola, la famiglia, la parrocchia, la chiesa, con tutto quello che significa, che contiene la chiesa stessa. Quindi questa è la prima, l'alleanza.
La seconda è che l'educazione richiede dei ruoli anche molto chiari, chi educa e chi deve imparare. Qualche volta c'è un curioso cortocircuito, che il proprio ruolo, pensiamo che migliori o sia più diretto con una prossimità sbagliata. Cioè il professore è il professore, l'educatore è l'educatore. Don Milani non faceva sconti ai ragazzi di niente, era esigentissimo, ma era presentissimo, ecco. Mi sembra che manchiamo di tutte e due le cose. Matteo ora ci leggerà il contributo dell'Istituto Comprensivo Sestri, classe terza A. Un po' mi dispiace dirlo, perché risulterai poco educato, ma penso che non tutti i professori prendano sul serio il loro lavoro. Alcuni parlano incessantemente seduti alla cattedra e se non controllano se gli alunni stanno effettivamente comprendendo gli argomenti spiegati, altri puniscono tutta la classe per colpa di alcuni compagni. Non sarebbe più opportuno punire i singoli individui che disturbano? Un sorriso ogni tanto ci fa così piacere. Alcuni prof, tra cui lei, ci salutano con un bel sorriso. Lei non lo sa, perché non glielo diciamo mai, ma le vogliamo bene e la stimiamo. Sappiamo che si impegna tanto per farci apprendere al meglio tutti i concetti e che si arma di infinita pazienza. Abbiamo tanto bisogno di voi docenti, perché siete fuori dall'ambiente familiare e potete darci dei consigli utili, quando è necessario. Abbiamo bisogno di parole sagge che portino un po' di serenità, conforto, stima e anche fiducia nei nostri cuori.